dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Pace e bene a tutti voi carissimi amici che ci seguite su Padre Pio TV e che soprattutto seguite questo appuntamento settimanale con la parola di Dio della domenica. Siamo ormai vicini alla celebrazione del Santo Natale. Con la quarta domenica di Avvento sentiamo davvero prossima questa festa, il tempo in cui si stabilirà una nuova alleanza con Dio è imminente. E la liturgia ci avvicina fortemente al tempo storico in cui Dio sceglie di diventare uomo, incarnandosi nel grembo di una vergine. Ecco allora che la prima lettura ci ricorderà ancora una volta la profezia di Isaia. La Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Mentre la pericope evangelica metterà al centro la figura e il ruolo dello sposo di Maria, Giuseppe. Nella prima parte del Vangelo sembra quasi che l'Evangelista, con poche parole, voglia descrivere uno degli elementi caratteriali dello sposo di Maria. Giuseppe, suo sposo, ascolteremo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Giuseppe, uomo giusto, diventa protagonista di un ruolo evidentemente strategico nella storia della salvezza. Giuseppe appartiene alla stirpe di Davide, una stirpe, potremmo dire, detronizzata già da secoli. Dio si servirà di Giuseppe per far entrare Gesù nell'eredità di Davide. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore. Giuseppe, dunque, è il prescelto a collaborare con fede ed umiltà al disegno divino. Giuseppe è ritenuto uomo giusto proprio perché egli è fedele al Signore e alla legge. È giusto perché si rende strumento docile nelle mani di Dio. Per la sua disponibilità, ecco che Giuseppe legittimerà il frutto benedetto nel grembo della Vergine Maria, quale erede della dinastia davidica con il titolo di Messia. Dicevo in apertura che la liturgia della parola di questa domenica ci trasporta quasi nel tempo storico in cui si realizza l'attesa della prima venuta del Signore. E la figura di Giuseppe, messa particolarmente in luce, ci insegna l'atteggiamento giusto per accogliere nella nostra vita anche ciò che sembra imprevedibile ed impossibile. Giuseppe non poteva assolutamente prevedere un cambiamento di ruolo così determinante nella vita che stava costruendo insieme con la sua sposa, con Maria. Ma egli era un uomo giusto,
per cui si apre all'imprevedibile e al possibile di Dio. Carissimi, facciamo anche noi allora in questo tempo il proposito di crescere nell'atteggiamento giusto di chi sa aprirsi ai progetti spesso inconcepibili, inimmaginabili di Dio. La rivoluzione che porta un sì detto a Dio nella vita è una pioggia di benedizioni non solo per chi lo pronuncia quel sì, ma per l'intera umanità. Auguri, allora, carissimi amici, camminate lieti verso il Natale del Signore, ormai vicino. Pace e bene e buona domenica a tutti.